Inaugurata la nuova palestra degli Arcieri Faentini. La società sportiva con sede alla Graziola avrà quindi ora un impianto al coperto dove poter svolgere i propri allenamenti. 4 anni è durato il percorso per realizzare la struttura di 25 metri per 8 di larghezza. Un tempo lungo, necessario anche per reperire i fondi. 120.000 euro il costo dell'opera, suddivisi fra comune e Arcieri. 45.000 euro a carico della società, grazie anche all'aiuto di sponsor, federazione e finanziamento al credito cooperativo. 6 mesi in totale i tempi di realizzazione della struttura, già pronta a primavera, fino ad oggi mai inaugurata e utilizzata a causa del coronavirus. Grazie alla nuova palestra si libereranno nuovi spazi negli altri impianti comunali che gli Arcieri utilizzavano per i loro allenamenti. L'idea di questa struttura nasce svariati anni fa per cercare di dare continuità alla nostra attività che durante il periodo primaverile, estivo e autunnale riuscivamo tranquillamente a svolgere nel nostro impianto qui all'aperto, ma che nel periodo invernale doveva essere ridotta perché avendo a disposizione uno spazio comunale che condividevamo con altre società non riuscivamo a far coesistere attività di formazione continuativa verso persone che si volevano avvicinare al nostro sport con l'attività agonistica. E quindi dopo tanto rifletterci, tanto sognare e tanto lavorare abbiamo deciso di buttarci in questa impresa e quindi assieme al comune siamo riusciti a portare avanti, a terminare questo progetto e quindi questa struttura verrà utilizzata per gli scopi che ho detto, quindi per continuare durante tutto l'anno l'attività di formazione verso chi si vuole avvicinare alla nostra disciplina e anche portare avanti e progredire con l'attività agonistica di tutti i soci. Invece con l'attività sportiva, quando ripartirà il tiro con l'arco, che è uno degli sport dove si può mantenere le distanze tranquillamente? Sì, il tiro con l'arco è uno sport che, intanto che si parla di tiro con l'arco all'aria aperta, il distanziamento diciamo che è fra virgolette abbastanza semplice. Noi qui per esempio in questo periodo abbiamo scelto e abbiamo redatto un protocollo mescolando un po' le regole che ci ha dato la nostra federazione nazionale con le regole della federazione internazionale. Abbiamo sviluppato una nostra idea che è quella che secondo noi si sposa meglio alle ragioni sanitarie e di sicurezza e comunque tutti i protocolli basati sull'attenzione al distanziamento attenzione al contatto. La stagione partirà quando? La stagione al momento è un po' complicato dirlo. La federazione ha annullato tutti gli eventi fino alla fine di agosto, però nel mese di luglio ha attivato una serie di gare test, gare sperimentali che stanno utilizzando per valutare se i protocolli pensati per ripartire poi sono adeguati, possono funzionare oppure no. Quindi diciamo che il mese di luglio è un mese di test e poi da settembre, se non cambia nulla, si dovrebbe ricominciare.